Il tuo nome? Franco Gaggia. Il tuo ruolo? Presidente di questa cooperativa. Come si chiama la cooperativa? CEDOX, che vuol dire Centro di Documentazione e Cultura Sociale. Che tipo di cooperativa è? È una cooperativa sociale. Di cosa si occupa? Si occupa di cultura, si occupa di formazione, si occupa di insegnare alle persone a crescere, accrescendo le proprie competenze e le proprie capacità. Quando è stata fondata? Come cooperativa nel 94, però già esistevamo come associazione fin dall'86. In quanti siete? Allora, i soci sono 10, però abbiamo anche un discreto numero di collaboratori, docenti e altri tipi di collaboratori che direi assommano a circa, diciamo 20 persone come minimo girano intorno alla nostra cooperativa per svolgere le proprie attività e farla diventare un servizio di qualità. Perché proprio una cooperativa? Ma perché la cooperativa ha questo senso di collaborazione fra le persone che per noi era importante, perché per noi un docente è un apporto di ricchezza, è un apporto di competenze. La soddisfazione delle persone che vengono a fare i corsi da noi, per noi è importante. Non si tratta tanto di far fare, ma si tratta di aiutare le persone a trovare un equilibrio, e questa è la forma cooperativa aiuta a raggiungerlo. Pregi della cooperativa rispetto all'azienda privata? Sono anche in questo caso dei pregi di collaborazione. La cooperativa va avanti, fa le sue scelte in un modo più corale, ascoltando più opinioni. Non c'è soltanto l'opinione di chi è l'imprenditore e quindi ha la propria visione, può sbagliare, può essere che ci indovina. Invece in una cooperativa sono più persone che hanno l'idea di cosa potrebbe essere fatto, le discutono e trovano spesso e quasi sempre la sintesi più positiva. Cosa vuol dire per te cooperazione? Cooperazione vuol dire che più persone che potrebbero anche non avere singolarmente i mezzi e le capacità per portare avanti una certa idea, si mettono insieme e portano avanti quella certa idea. Cosa ti aspetti dal futuro per la tua azienda? La nostra cooperativa è molto conosciuta in città, direi anche molto apprezzata, perché abbiamo un'offerta formativa interessante. Secondo me il nostro futuro è molto positivo, perché lavorando bene e facendo soddisfare le persone che vengono da noi a imparare, diffondiamo questa informazione positiva e vengono sempre più persone che arrivano anche autonomamente, senza stimoli pubblicitari. Il tuo nome? Renate Senoner. Da quanto lavori nella cooperativa? Da 3 anni circa. Che mansioni svolgi? Tengo dei corsi di trucco, di massaggio, cura delle mani, cura del viso. Come sei arrivata alla cooperativa? Mi sono proposta io per tenere questi corsi. Avevo una scuola privata di estetica, poi mi è sembrato una bella idea dare le mie nozioni anche a persone comuni, diciamo. Pro di lavorare in cooperativa? Ma sicuramente un bel ambiente che offre la possibilità a tantissima gente di frequentare dei corsi per il proprio interesse. Contro? Ma a dire la verità non mi viene in mente niente. Che cosa vuol dire per te cooperazione? Sicuramente vuol dire dare la possibilità a tante persone di seguire i propri interessi, trovare dei corsi che altrimenti magari farebbero fatica a trovare, a frequentare per un costo sicuramente accessibile. Il tuo nome? Anna Paola. Come mai ti sei rivolta alla cooperativa? Perché mi trovo bene con il corso che fanno loro. Come hai conosciuto il servizio? Lo conoscevo già prima, ho fatto altri corsi con loro. Da quanto ne usufruisci? 5-6 anni. Prima ti sei rivolta a servizi analoghi in settore privato o pubblico? No. Ti senti di consigliare i servizi ad altri? Sì, sicuramente. Perché? Sono dei corsi validi, per quello che offrono loro sono interessanti. Da quanto ne usufruisci? Da 5-6 anni ho fatto vari corsi di tedesco con loro e adesso faccio il corso di trucco per i bambini e mi sembra un'attività interessante.